Buongiorno a tutti e bentornati come sempre nel mio canale. Allora ragazze, buon dicembre e buon Vlogmas a tutti voi. Questo Vlogmas è un po' particolare perché sarà appunto un tag, un video tag che è stato creato, non mi ricordo da chi è, però mi ha taggato Serena Channel, a cui gli mando un grande bacione. L'ho fatto un po' tardi rispetto agli altri due tag perché questo è veramente lunghissimo e le domande sono un po', insomma, particolari. A qualcuna sapete che non sono riuscita nemmeno a rispondere, ho dato un'occhiata così, l'ho scritta appunto su un foglio, però sono delle domande insomma abbastanza impegnative, ecco, e niente, quindi partiamo subito. Per me oggi è il 15 di novembre, mi sono portata avanti per fare i Vlogmas perché appunto tutti mi avevate chiesto se comunque sia quest'anno l'avrei fatto, tutti i giorni caricarvi un video, e come sapete mi dovrà nascere il mio secondo nipotino, anzi secondo, questo è maschio, la mia prima nipotina è femmina. E niente, e non sapevo appunto come organizzarmi, non mi sarebbe garbato lasciarvi a metà con i video, vi dico la verità, vorrei proprio arrivare al giorno di Natale, e quindi niente, poi ovviamente ora vi carico questi video, poi magari vi metterò il momento in cui farò l'albero, magari anche la cucina se sarà pronta. Quindi intanto mi sono portata avanti fino ad arrivare al sesto, settimo giorno di Vlogmas per ora. Così poi dopo pubblicherò magari video sulla cucina, l'albero di Natale, le decorazioni natalizie, che comunque quella è una cosa che faccio sempre. Quest'anno non ho fatto il video sulle decorazioni autunnali perché ahimè ho rifatto la cucina e ho un gran caos in casa, ragazze, che non vi dico. E niente, passiamo oltre, poi vi aggiornerò della cucina quando uscirà direttamente il video, vi dirò le pecche che ci sono state nel montaggio, abbiamo dovuto ridare alcuni pezzi, insomma, poi vi farò dopo un breve riepilogo di tutto, se no ora poi i miei video vengono veramente stralunghissimi. Allora, partiamo subito, tag, nostalgia autunnale, domanda numero 1, lanterna, come hai conosciuto la persona più importante della tua vita? Allora, premetto che la persona più importante della mia vita è mia figlia, e questo non ci piove sopra, penso, per tutti i genitori, e la mia famiglia ovviamente, quella che mi ha comunque fatto arrivare ad avere la figlia, la persona più importante che ho conosciuto ovviamente è mio marito. Domanda numero 2, come l'hai conosciuto? Ci siamo conosciuti, in realtà lui veniva, sì, a prendere il caffè qui al bar, ci eravamo già rivisti, veniva spesso e ci siamo conosciuti qui a prendere il caffè. Domanda numero 3, quali sono state le tue prime impressioni? Niente, che era un bel ragazzo, mi è piaciuto subito, bello, alto, poi insomma l'ho conosciuto che veniva d'estate, quindi maggio, giugno, era entrato al lavoro qui e quindi bello, aveva la moto, si fermava, mi piaceva tanto, insomma, via, e quindi niente, da prima mi ha fatto insomma, come a tutti, da prima ti colpisce l'aspetto fisico, comunque è un bel ragazzo, alto, tutto abbronzato, poi aveva la moto, mi piaceva, insomma, mi è piaciuto subito. Numero 4, cambiamo totalmente discorso, Frutteto, se potessi dare qualche consiglio a te stessa, quale daresti? Allora, qualche consiglio a me stessa? Niente, alle volte sono troppo polemica e quindi dovrei esserla meno, alle volte sono troppo istintiva, andando avanti con l'età vedo che sto, questa cosa sull'istinto mi sta un po' frenando, però ancora non riesco a farlo del tutto ed è sbagliato, soprattutto con le persone più care, magari con gli estranei evito, mi mordo la lingua, con le persone più care alle volte tendo a partire veramente in quinta e è sbagliatissimo, quindi è questo consiglio che mi darei io, proprio di essere un pochino più, essendo che sono una persona abbastanza tranquilla, calma e pacata, vorrei in qualche mio carattere un po' esuberante che ho, che esce fuori, di poterlo gestire meglio. 5. Acero. Allora, c'è un'abilità o un hobby che hai...
un'abilità, un hobby che hai o un qualcosa che hai sempre voluto fare e che non hai mai provato? Allora, sinceramente, hobby o abilità, hobby non ne ho. Devo essere sincera, hobby non ne ho, forse sì. L'unica cosa che da anni mi piace fare è cucinare. Una cosa che mi è sempre piaciuta fare è un bel corso di cucina. Voi direte, come mai? Sinceramente, non è che io sapessi cucinare chissà che quando ho conosciuto mio marito. Diciamo che mia mamma è stata una bella scuola. Lei sa cucinare tutto e si è sempre arrangiata da sé. Ha provato con le sue mani, lo stesso io. Mi ricordo che i miei mi regalarono proprio un libro di cucina e da lì ho imparato piano piano qualcosa. Non so cucinare benissimo, mi arrangio, però sperimento sempre. E quindi, cioè, mi può venire qualcosa di più buono e qualcosa di meno. Mi garberebbe fare un bel corso di pasticceria, perché a me piace fare tanto i dolci, è una cosa che mi piacerebbe, è quella, dico proprio la verità, sì. Solo che qui in zona non ci sono e ce n'è uno, ma è parecchio caro, e allora evito sinceramente. Anche perché qualche anno fa mi era presa, prima di aprire il canale YouTube, mi era presa a me un po' la fissa di fare dei corsi, di farli io, corsi ovviamente non corsi, come si chiamano, quelli base, per chi proprio non sa cucinare, dare le lezioni base per dire proprio su come fare magari la pasta, su come tante cosine così, corsi base, volevo proprio organizzarli io. Mi ero prefissata questa cosa, avevo detto che mi sarebbe piaciuto, oppure fare torte in casa e dolci e poi rivenderli, perché comunque ora è diventato un po' di moda questa cosa di fare, ovviamente avendo tutto a regola, avendo tutte le licenze per farlo anche a casa, non così a nero, perché io avendo un'attività e il lavoro a nero non lo concepisco, comunque va bene, poi questo è un altro discorso. E quindi mi era piaciuto proprio l'idea di farle fatte in casa. Ad esempio, un anno prima di aprire il canale YouTube feci un anno ad Asia due torte di caramelle che erano splendide, delle torte così a piani, tutte piene di caramelle, tutte confezionate, che veramente tutti i suoi amici sono rimasti sbalorditi e anche le mamme. Infatti qualcuno mi ha detto: ma le fai anche per altri compleanni? E io lì dissi no, non le faccio, però poi mi era venuta questa idea di iniziare a fare qualcosa così per i compleanni, insomma, però mi servirebbe anche una base, un bel corso che magari mi dava appunto delle dritte. E niente, questa era una cosa che mi piacerebbe fare, sono sincera. 6. Raccolto. Con quale personaggio immaginario ti identifichi di più e perché? Allora, questa è una domanda che non so veramente come rispondere. Personaggi immaginari ce ne sono diversi, ma io proprio a questa non riesco a rispondere. Ho pensato a tanti, ma non mi identifico appunto di quelli che ho pensato. Tipo Serena ha detto il fantasma, quello del fantasma formaggino, mi ricordo, ha detto Serena, ma io non mi identifico con quelli, perché lei dice di essere magari alle volte invisibile per sapere cosa pensano le persone di me. A me non me ne frega niente, sono sincera, di cosa pensano le persone di me. Prima ero un pochino più catturata da questa cosa del pensiero della gente, ora non me ne frega proprio più niente. Anche inizialmente, quando ho aperto il canale YouTube, ero molto più permalosa, più ci rimanevo male, ora non me ne frega proprio più niente, sono sincera, perché comunque voi che mi volete bene mi sostenete e gli altri per me non sono niente, vuol dire che non sono persone intelligenti, perché il mio canale comunque è tranquillo e quindi penso che le offese ognuno se le tenga a casa sua. Grazie a Dio non fanno parte del mio canale, però se anche se ci fossero non me ne fregherebbe più di tanto, sono sincera. E quindi non saprei a chi identificarmi, ragazze, a questa non posso rispondere. 7. Davanti al caminetto, condividi qualcosa che succede, che succedesse questo autunno, che succederebbe questo autunno. Ma allora, e in realtà per ora qualcosa che succede quest'autunno, per quanto mi riguarda a me, stiamo facendo un sacco di lavori in casa e quindi siamo quasi alla fine e spero di passare il Natale con la casa tutta sistemata, perché veramente l'abbiamo non sotto sopra, però abbiamo fatto i lavori e quindi abbiamo da sistemare tanta roba, da ripulire tanta roba, insomma. Quindi questo è quello che è successo quest'autunno a casa mia. Lavori in casa e quindi chi più ne ha più ne metta.
8. Ambra. L'alimento perfetto per l'autunno. Aspettate, eh. Ah, è questo qua. L'alimento perfetto per l'autunno. Bene. Giusto? Sì, oh. L'alimento perfetto per l'autunno. Scusate, ragazze, ma l'ho scritto e mi ero confusa con i biglietti. Allora, l'alimento perfetto per l'autunno, niente, sono tutte le minestre di riso, le minestre di patate, di zucca, di farro, di cereali, io poi le adoro, il minestrone, ora sono quelle cose che veramente ti scaldano, infatti stasera farò il minestrone quando torno a casa, tra l'altro veloce perché con il bimbi ci metto veramente 50 minuti e stamani ho comprato tutte le... come si dice, tutte le verdure, ho preso le carote, le patate, ho preso le zucchine e quindi stasera un bel minestrone e via. Per me sono l'ideale questi, gli alimenti per l'autunno e poi iniziano anche le tisane, le camomille la sera, il relax, tutte queste cose. Poi, 9. Jack o Lantern, descrivi la casa dei tuoi sogni. Allora... la casa dei miei sogni una volta era diversa da come la vivo ora, perché una volta io la casa dei miei sogni la sognavo appunto con un bel giardino fuori, magari in campagna, una bella casa grande. Allora, a me piace la casa dove sto, sono sincera, ce la siamo fatta al nostro, ad oggi, ovviamente siamo entrati chiaro in un modo, ad oggi, fino ad oggi, ce la siamo sistemata al nostro gusto e a me piace tanto. Il mio ultimo tocco è stato la cucina. Allora, premetto che per avere un bel giardino, ovviamente un bel barbecue mi sarebbe garbato tanto, però sia io che Asia non siamo tanto amanti di stare sotto il sole all'aperto perché ci sono api, ci sono insetti e a noi non piacciono. Purtroppo, ahimè, questa è l'unica pecca che noi abbiamo, è una delle pecche che abbiamo e quindi viviamo male proprio questa cosa. Anche nonostante tutto io ho un po' di cortile fuori, che ora quest'anno non ho potuto sistemarlo perché insomma abbiamo avuto altre esigenze lavorative e l'ho lasciato stare. Spero che questa stagione, la prossima stagione estiva, mi dedicherò all'esterno della mia casa e voglio sistemare per l'appunto il cortile fuori. Quindi vorremmo rifare la pavimentazione e magari mettere un bel gazebo con un tavolo all'interno e le tende per mangiarci la sera, per sfruttarlo. Il fatto è che a me piace la casa... che ho, non manca niente, abbiamo anche il camino, quindi a me questa cosa del camino mi è sempre piaciuta, la sera in casa, tutti insieme, col camino acceso, che ci guardiamo un bel film magari di Natale, ci mangiamo due troiai, due caramelle, una bella cioccolata calda, quindi da prima pensavo la casa dei miei sogni doveva essere con un bel giardino, chissà come, invece ora la vedo, comunque la nostra casa è abbastanza grande e quindi in tre si vive bene. Però a me piace così, perché in campagna avrei avuto paura, coi tempi che sono oggi, a mio marito alle volte la notte non c'è, la sera non c'è, e quindi avrei avuto paura, sì. Quindi sto bene dove sto. Allora, 10. Cannella, se dovresti vivere in un periodo di tempo diverso dal presente, quale sceglieresti e dove? Allora, a questa cosa non avevo pensato. Allora, io sono un po' caratterialmente, molte volte sono una persona un po' troppo all'antica, quindi mi identifico in un periodo magari di quelle donne che vivevano prima nell'Ottocento con quei bei cappelli, con quei bei vestiti molto eleganti, che bevevano il tè. Mi piace molto, mi piace perché... perché hanno tutti quegli abiti lunghi, forse io mi rivedrei in quel modo, perché mi dicono tutti che in base, tanti me l'hanno detto, mi vedano come una, ecco, una di quelle belle dame mi vedrei io, ecco, ad esempio, col cappello, con i capelli tutti fatti alla... insomma, avete capito, via ragazze. 11. Sidro, come prendi il tuo tè e il tuo caffè? Allora, il mio caffè lo prendo semplice caffè e senza zucchero, alle volte caffè con un po' di latte, quindi caffè poco macchiato, sempre senza zucchero. E il tè lo prendo, allora prendo molto spesso la camomilla la sera, se no prendo il tè caldo, a me ad Asia piace tanto alla vaniglia.
quello che preferisco più di tutti, lo adoro. Allo zenzero non mi piace, ogni tanto lo prendo al finocchio ma non mi fa impazzire, e se no ai frutti di bosco, quello lo adoro, sì. 12. Zucca. Pensi che gli esseri umani siano cattivi, buoni o cattivi? Allora, come tutte le persone, ci sono persone buone, persone cattive e altro. Molte volte la persona cattiva o è veramente che lo è dentro, cattiva e maligna, e non cambierà mai, perché se no una persona, secondo me, di indole si nasce tutti, non si può essere cattivi. O magari è la vita che ti porta a avere dei comportamenti non cattivi, ma anche un pochino più distanti dalle altre persone. Allora, magari in base a quello che ti è successo nella vita, è probabile che uno sia un pochino più frenato. Cattivi, se uno è proprio cattivo, è una brutta cosa. Quindi non è che penso gli esseri umani siano buoni e cattivi. Ci sono delle persone proprio in eccellenza che sono buoni, buoni di animo e buoni, e ci sono delle persone che magari sì, sono quelle cattive, però ci sono, tutto il mondo è paese, ragazze, ci sono buoni, cattivi, dappertutto. 13. Fantasma. C'è qualcuno che ti manca nella vita? Mia nonna, sì. E con questo concludo il tag, non aggiungo altro, ragazze, abbiate pazienza, non mi sento di aggiungere altro in quest'ultima domanda, se no potrei farcene qualche lacrimuccia e non mi va. Allora, 14, tagga. Allora, come sempre, taggo la Nicoletta di Dolcilandia, non solo, se ha voglia di fare questo bellissimo tag. Ciao Nicoletta, ti mando un grande bacione. Taggo Grazia, Grazia di Maglie, ciao Grazia, ti mando un bacione, spero che tu faccia questo tag. Taggo la mia carissima amica Maria Cristina Groppo, in Maria Cristina Groppo, andate a vedere il suo canale, ciao Maria, ti mando un bacione. Taggo Tiziana, Tiziana Channel, ciao Tiziana, ti mando un bacione, spero che tu faccia questo tag. E poi volevo taggare anche Ricette Risate in pochi minuti, fate anche voi questo tag, ragazze, e noi ci vediamo come sempre domani con un altro Vlogmas, e buona giornata a tutti, ciao!